Grazie Presidente. Presidente Letta, il 29 aprile, con il voto di fiducia al suo governo, si apriva, o almeno nelle intenzioni, si doveva aprire una nuova stagione politica, una stagione definita di pacificazione, la stagione delle larghe intese che dovevano portare il Paese fuori dalla crisi e dalla recessione. Si doveva creare sviluppo, crescita e rilancio dell'economia. E per evocare questa nuova eccezionale stagione politica, lei utilizzò una evocazione biblica, quella di Davide contro Golia nella valle di Elà. L'intelligenza di Davide contro la brutalità di Golia, dove per affrontare questa grande sfida e nuova sfida delle larghe intese bisognava raccogliere, come lei ci ricordava, cinque ciottoli nel torrente, metterli nella bisaccia, spogliarsi della spada e dell'armatura e bisognava avere coraggio e fiducia, e con una fionda si sarebbe sconfitto Golia. Ebbene, in questi 8 mesi non avete dimostrato di avere coraggio. Avete incassato sì le fiducie dal Parlamento e magari la incasserete anche oggi, ma non avete mai avuto la fiducia del Paese e dei cittadini. Questa sfida, quella delle larghe intese, l'avete persa, l'ha persa, Presidente Letta. Le larghe intese sono saltate, sono fallite e soprattutto non hanno migliorato il Paese. Dopo solo 8 mesi siete di nuovo chiamati a fare il tagliando al governo, a chiedere l'ennesima fiducia a un governo debole, debolissimo, tenuto assieme solo dall'ostinazione del Capo dello Stato. Più debole nei numeri. Nonostante i 4 senatori a vita nominati per fare da stampella al suo governo, più debole nell'opinione pubblica, più debole e sempre più debole per le spinte e per gli strattoni che il segretario, il neosegretario del suo partito le darà a partire dalla riforma della legge elettorale. E dopo 8 mesi la domanda che dobbiamo porci, la domanda che lei, Presidente, si deve fare e che deve porre al Paese, è questa: che paese abbiamo oggi noi? Abbiamo un paese migliore o peggiore di 8 mesi fa? Noi della Lega la risposta l'abbiamo e guarda caso la nostra risposta è esattamente la medesima risposta che possono dare oggi gli esodati, i cassintegrati, i pensionati, i disoccupati, i nostri imprenditori, i nostri artigiani, i nostri giovani, i sindaci, le amministrazioni locali, ovvero oggi abbiamo un paese che sta nettamente peggio di 8 mesi fa. 250.000 esodati, 3 milioni di disoccupati, 5 milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà, 450.000 partite IVA che hanno chiuso negli ultimi 5 anni, il 41,2% di disoccupazione giovanile, e questo alla faccia del ministro Giovannini che proprio ieri dichiarava con toni entusiastici che stiamo uscendo dalla crisi, dichiarazioni assolutamente illusorie e effimere. Il 68,3% di tassazione sull'impresa, il 12,5% di disoccupazione generale, 2.000 miliardi di euro di debito pubblico che continua costantemente e incessantemente ad aumentare. E potrei continuare. Numeri drammatici che voi non siete stati in grado di invertire, anzi avete nettamente peggiorato. Crescita, Europa e riforme erano le 3 parole magiche, i 3 grandi impegni che lei si era preso davanti al Parlamento con la fiducia il 29 di aprile. La crescita non c'è, il lavoro non c'è, la disoccupazione non c'è. Non c'è rilancio dell'economia, non c'è la riduzione della pressione fiscale, non c'è competitività, non c'è rilancio della produttività. Le aziende chiudono, se non chiudono falliscono e se non falliscono delocalizzano in Svizzera, in Carinzia, in Slovenia. E se proprio va male i nostri imprenditori si tolgono la vita. Qual è quel paese al mondo, quel paese normale che fa pagare alle sue aziende a conti IRES e IRAP al 102,5%, lo dice oggi il presidente di Confindustria Squinzi, le aziende non sono e non possono essere il bancomat dello Stato. Non avete bloccato l'aumento dell'IVA e sull'IMU, sulla politica fiscale
della casa abbiamo assistito a una tragicommedia, ovviamente una tragicommedia per i cittadini e per le imprese. E oggi quasi 100 comuni, quasi 1000 comuni la faranno nuovamente pagare. IMU, Trisi, Tari, Tasi, Servix Tax, TUC, IUC. Avete confuso gli italiani, ma probabilmente i primi ad essere confusi eravate proprio voi. E intanto il federalismo fiscale è rimasto al palo e vi siete accorti solo grazie ai 3 governatori del Nord della Lega dei costi standard. Vi siete accorti dopo 8 mesi che l'applicazione dei costi standard porta al taglio della spesa pubblica improduttiva e al taglio degli sprechi. Avete perso 8 mesi, avete fatto perdere 8 mesi al Paese. E gli enti locali li avete uccisi, avete tagliato i trasferimenti, non avete sbloccato il patto di stabilità per gli enti locali virtuosi. Voglio ricordarle che in Regione Lombardia abbiamo 1500 comuni virtuosi che hanno in cassa quasi 6 miliardi di euro, loro, soldi loro, che non possono spendere. E Dio sa quanto sarebbe utile oggi per il rilancio dell'economia poter spendere questi soldi. Però non avete perso l'abitudine vergognosa e indecente di ripianare i debiti di Roma Capitale, altri 600 milioni di euro, 99 milioni di euro per i lavori socialmente utili di Napoli e Palermo, 110 per i lavori socialmente utili della Calabria, ma i 350 milioni per i comuni virtuosi non ci sono e non li trovate. Trovate 210 milioni per l'emergenza Lampedusa, per le politiche di accoglienza per gli immigrati clandestini, per creare loro dei veri e propri canali umanitari di approdo sul nostro territorio. E le ricordo, solo nel 2013 42.000 sbarchi. Non avete fatto i respingimenti, non avete fatto gli accordi per i pattugliamenti congiunti, continuiamo a essere trattati anche su questo tema dall'Europa come uno zerbino. Avete azzerato il fondo per le espulsioni e i rimpatri, meno 90 milioni di euro. Avete tolto 50 milioni di euro sul fondo di rotazione per le vittime della mafia. E intanto i reati aumentano, soprattutto i reati predatori, quelli più gravi, furti nelle abitazioni. E continuate a tagliare le risorse alle forze dell'ordine. Il capo della polizia Pansa, esattamente una settimana fa, aveva dichiarato che nel 2014 avremo 15.000 poliziotti in meno sulle nostre strade e quei pochi che abbiamo li avete mandati sulle navi della Marina a fare i camerieri agli immigrati. Avete chiuso 6 CIE su 12. Avete tentato di togliere il reato di immigrazione clandestina. Considerate lo ius soli una priorità. Volete smantellare la legge Bossi-Fini. Avete consentito agli stranieri di poter accedere ai concorsi pubblici. Gli avete riconosciuto la social card e gli avete riconosciuto l'accesso agli assegni sociali nei comuni. Vi ricordo, e soprattutto lo ricordo al ministro Kyenge, che fino a prova contraria voi siete il governo degli italiani e non degli stranieri. Stranieri, e ce l'ha ricordato ieri l'Eurostat, stranieri che non sono neppure una ricchezza e una risorsa per il nostro paese, se è vero come è vero che circa 6,8 miliardi di euro prodotti dagli stranieri vengono poi trasferiti nei loro paesi d'origine e non vengono mantenuti sul nostro territorio per incrementare i consumi. Aumenta l'insicurezza, i cittadini hanno paura di vivere nelle proprie abitazioni e la risposta del governo qual è stata? È stato l'indulto mascherato. Avete approvato, perché la Lega ovviamente ha fatto una battaglia contro, avete approvato in 8 mesi ben 4 svuotacarceri, più di 15.000 detenuti sono stati messi fuori dalle carceri. Continuate, l'ha citato anche oggi il tema delle carceri, Presidente Letta, continuate a occuparvi e a preoccuparvi dei detenuti che per l'amor di Dio meritano, sono dei cittadini quindi hanno la propria dignità, però non avete mai speso, non ha mai speso Presidente Letta, nemmeno il Ministro Cancellieri, una sola parola per le vittime dei reati. Proponete di costruire le palestre nelle carceri, ma le palestre servono nelle nostre scuole per i nostri ragazzi e per i nostri giovani. Sull'Europa il nostro paese continua a essere il cameriere e il maggiordomo di Bruxelles. Bruxelles ordina, l'Italia esegue.
Presidente Letta doveva andare in Europa a battere i pugni sul tavolo per cambiare i vincoli europei che stanno uccidendo il nostro paese, il nostro lavoro, le nostre imprese, la nostra economia. E invece quei pugni li abbiamo presi in faccia ancora noi. Questa Europa non ci piace e abbiamo il sacrosanto diritto di poterlo dire. Non ci piace questa Europa delle banche, non ci piace questa Europa dei tecnocrati, termine che anche lei ha utilizzato, l'Europa della burocrazia. Questa Europa ha portato solo recessione, disoccupazione e miseria. Va cambiata. Serve un'Europa più federalista e più democratica, serve l'Europa delle patrie e non delle nazioni fallite. Presidente, concludo. Una cosa però gliela voglio riconoscere e anzi la ringrazio. E gliela riconosco non come politico, non come parlamentare della Lega, ma gliela riconosco da cittadino canturino, da tifoso del basket, da tifoso della pallacanestro Cantù. Ha contribuito, e gliene do atto, all'azionariato popolare per la pallacanestro Cantù. I canturini le sono sicuramente grati, le sono sicuramente riconoscenti e anche grazie al suo aiuto, al suo contributo, probabilmente la squadra di basket si salverà. Però non potremo dire la stessa cosa per il nostro paese e per il nord. Grazie. La ringrazio. Adesso